di creatore di questa manifestazione, che passava per tutti i continenti, da Montefeltro TV e da Starlog TV, proprio per l'organizzazione. Poi, ecco, volevo chiedere come stava proseguendo in questo cammino, le fasi che ci sono state per organizzare la parte tecnica. Abbiamo ancora un'altra
Siamo qui con Antonio Raspugli, responsabile tecnico regionale dell'FP. Ti volevo domandare, Antonio, ecco, io e te abbiamo già avuto il piacere di organizzare insieme qualche altra manifestazione ed un torneo simile. Infatti vedo che qua ci hai messo lo zampino tu, perché è simile a quello che abbiamo organizzato a Fano e che è riuscito molto bene. Anche questo vedo che insomma c'ha una folta cornice di pubblico e quindi è già un bel traguardo. Ecco, no, ne convieni con me che è stato... No, la manifestazione sta riuscendo molto bene, e l'impegno della società è positivo. E in particolare dobbiamo rilevare che gli atleti sono i veri attori delle manifestazioni, soprattutto hanno dimostrato grande serietà,
anche se purtroppo manca ancora negli esordienti quel quoziente tecnico che si dovrebbe avere. Certo che da buon tecnico responsabile, no, vai a trovare il punto dove migliorare, il punto di miglioramento, e non soltanto fa parte del tuo lavoro, diciamo. Comunque complimenti per l'organizzazione, e anche perché non è facile, premetto, organizzare una cosa del genere abbinando per i neofiti della box tutti i match, perché ci sono tre variabili sostanziali: l'età, no, il numero degli incontri, anche se adesso con le nuove, e poi ci andiamo anche dopo, i regolamenti dell'AIBA sono stati cambiati, quindi l'età del pugile, sicuramente gli incontri di livello si fanno solo se li abbini bene, altrimenti rischi di fare una cosa che non va. Vedo che adesso vedremo, ma ieri mi hanno detto che insomma ci sono stati incontri di livello. Volevo appunto parlare con te del cambiamento dei regolamenti fatto dall'AIBA e applicato recentemente. Quali sono stati e se secondo te hanno apportato modifiche positive o negative? Il primo cambiamento in assoluto è che gli elite, cioè atleti di livello, cioè oltre 60 punti, diciamo così, di certe categorie e oltre 40 di altre, ecco, effettuano incontri, cioè match, senza casco. E questa ormai è una norma internazionale dal 2014 e lo si vede in tutti i tornei internazionali modello, diciamo, AIBA. Ecco. Così pure gli ultimi campionati italiani che sono stati fatti in Italia nel dicembre 2014. Cioè gli atleti hanno la maglietta ma combattono senza casco. Ecco. E era una prerogativa in quanto si dice che l'atleta non veniva riconosciuto per il viso e tutto quanto. Anche perché poi c'è un giochetto di ritorno, nel senso che le arti marziali, e mi dispiace dirlo, hanno un pochino creato situazioni particolari, in quanto vige, mi dispiace dirlo, in certi ambienti, non in quelli olimpici, è una deregulation che a me non piace. Noi nel pugilato ancora abbiamo un modo regolamentato da AIBA e dalla nostra federazione, e CONI, ma soprattutto il Comitato Olimpico Internazionale, che ha accettato questi cambiamenti. Ma questi cambiamenti io pensavo non fossero stati fatti anche per agevolare gli abbinamenti, quindi non è così? Ma gli abbinamenti, cioè abbiamo i dilettanti, denominati AOB, sono dei dilettanti dallo School Boys, Junior, Youth e Elite. Ecco, così pure le donne. E dopodiché abbiamo l'APB, che sarebbero dei professionisti, semiprofessionisti chiamiamolo, però che è un modello AIBA, e poi abbiamo il professionismo vero e proprio, che arriverà in futuro con una certa intensità. Poi dopo c'è il professionismo, quello delle sigle AIBA, delle sigle mondiali WBA, WBC, e più chi ne ha più ne metta, che è il professionismo che vediamo tutti i giorni, quello che crea i 10 super milionari e gli altri purtroppo. Infatti nelle Marche, come professionismo, diciamo che siamo come numero scarsi, non come qualità delle persone, perché quello anzi, ma come numero ne abbiamo veramente due per ora, quindi non è il terzo, speriamo di portarlo, no? Si chiama Larghetti, ma è confinante con la Romagna, quindi è là. E tu hai applicato alla lettera il regolamento per gli abbinamenti oppure hai concesso qualcosa in termini di età, di peso, di numero di incontri? Perché no, io sono responsabile, rispondo di quello che faccio al Presidente del Comitato e alla Federazione. C'è un regolamento e lo si applica alla lettera, sia con i pesi che con le categorie che con anche gli abbinamenti. Noi abbiamo adottato l'abbinamento, esempio, da 0 a 4 match, da 5 a 10 e da 10 in poi, anche per ovviare certe disparità di valori e per dare la possibilità ai giovani, che ripeto ancora sono i veri attori di queste manifestazioni, una parità di diritto, diciamo, quasi un po', salire sul ring con le esperienze necessarie per i dovuti gradi. Ok, l'ultima domanda: tu, oltre ad essere responsabile regionale dell'FP, hai anche una tua attività dove insegni nel pesarese, quindi a Pesaro hai aperto già palestra da tanto tempo, ma ultimamente si chiama Club 88, no? Ce ne vuoi parlare un attimo, come va, se ci sono pugili
c'è sicuramente il nome Vergoni, ma ce ne saranno sicuramente altri. L'altro Esposito, tra l'altro, ho visto che invece è andato in Thailandia e sta facendo i campionati, lo salutiamo se ci vede, e, Esposito Mirko, e volevo, ecco, chiederti come sta andando, insomma, con le iscrizioni, se vede in Vergoni o qualche altro pugile una prospettiva futura. Ma vede, io le chiedo scusa se sono un po' duretto. Pesaro è una città che ama il pugilato, ma purtroppo, lo ripeto da questa rete e chi mi ascolta lo capisca bene, non si può fare a Pesaro, e questo dipende dall'amministrazione e di chi ha amministrato soprattutto, non si può fare soltanto il basket e il calcio, che io amo immensamente, però tutti gli sport devono avere una certa visibilità e proprietà, diciamo, di impianti. Ecco, noi sono 15 anni che soprattutto io sto lottando per questo, ecco, ma non è una lotta ormai persa, perché non avere un impianto per fare attività e portare i giovani a certi valori, anche se ora siamo in una società in una centro fitness di Villa Fastisi, l'Activa, dove ci troviamo bene, però il pugilato a Pesaro, per quello che ha dato in passato, dove nel mondo ci conoscono Perrossini, pugilato, Scavolini, basket, chi più ne ha più ne metta, è un peccato perdere questi momenti, ecco. Forse la colpa è la mia, perché non sono stato deciso come dirigente regionale, però ci ho provato in tutti i modi. Io sono un soggetto, vengo da un corpo di polizia, e che non sono ad uso al compromesso. Il mio carattere non mi piegherò mai davanti a nessuno. Chi è responsabile lo sa. Come vedete, Raspugli non ha peli sulla lingua, ma già lo conoscevo e quindi l'ho intervistato per questo motivo. Allora, salutiamo Antonio Raspugli, lo lasciamo adesso al suo pugile. E chi gareggia adesso? Ora c'è un giovane che viene dalla società di Luigi Minchillo, un grande campione, e che si è trasferito da noi, ha chiesto di con questo io ringrazio la società che ce l'ha passato. Grazie a Minchillo? Ringrazio la società, esatto, Minchillo. Ieri ha vinto per fuori combattimento la prima ripresa. È un atleta agonisticamente super valido e che andrà modellato sotto certi aspetti che se non sto a specificare. Ecco. Comunque è un buon atleta. Mentre ieri Vergoni, purtroppo, un verdetto si potrebbe dire casalingo, ma casalingo per l'avversario che veniva da Roma. Noi marchigiani abbiamo un settore arbitrale un po' forse troppo spettrale, uso una parola brutta, spettrale. Ce n'è anche per, quindi anche per gli arbitri. Ok, va bene Antonio Raspugli, ti salutiamo, alla prossima.
Bene, abbiamo finito il nostro ciclo di interviste e quindi siamo ai saluti finali. E salutiamo e ringraziamo soprattutto la pugilistica fabrianese Liberty, che ha egregiamente organizzato la manifestazione e ci ha ospitato, se vogliamo, così come il comune di Fabriano, che ha patrocinato questo evento. In questo torneo abbiamo avuto veramente tanti ospiti, abbiamo visto i match e scontrarsi quindi varie categorie di esordienti, youth, elite senza casco, ma anche l'8 marzo, proprio in occasione della loro festa, il pugilato femminile. Quindi si sono confrontate in un match veramente bello da vedere, la fanese dell'Audax Svarca e la fabrianese Tuzio. Quindi vi lasciamo ringraziandovi nuovamente e invitandovi a guardare Montefeltro TV e Star Web TV, che infatti abbiamo tante trasmissioni in cantiere, ci sono nuove, quella di Giorgione che uscirà a breve, il punto di Gabriele Cevasco e il TG di Montefeltro, che ormai è famoso. Quindi ecco, vi saluto e vi rimando ai prossimi appuntamenti. Ciao a tutti.
Grazie.
interviste, ci sono anche due, sì. Allora, siccome sono il responsabile del capitano Giornale, siccome le voci della testa della Roma ci uniamo con questo intervento, continueremo anche a fare quello che ci sta facendo. Pare che si tenga. Dicevo questo. Forse dobbiamo fare una foto con la telecamera. Si ringrazia.